Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Io sono Maullo941 e siamo con lo Stevenage, signori. Giorno 2 di gennaio, mercato aperto. Allora, signori, prima di partire il video vi ricordo di lasciare like, commenti, suggerimenti e supportare in qualsiasi maniera il video e il canale. Siamo al mercato aperto. Allora, io ho fatto un po' di ragionamenti. Noi abbiamo bisogno di soldi, se no gli osservatori ci rimangono sul groppone. Quindi, come prima cosa, andiamo a mettere sul mercato una botta di giocatori che poi vi spiegherò come li andremo un attimino a sistemare. Allora, in porta rimane Chapman, sulla sinistra Gallardo e Clark vanno bene, in difesa abbiamo Sweeney, Vancouver, West e Piergianni. Uno lo dobbiamo vendere, io direi di vendere West, metterlo sulla lista dei trasferimenti, è quello più con l'overall più basso, signori, solo 20 anni, Piergianni ne ha 30, potremmo metterlo tutte e due sul mercato e vedere poi eventualmente di chi dei due parte, mi va bene, tanto Piergianni fosse italiano ci sarebbe un attimo di nazionalità mia, ma non è italiano, quindi via Piergianni. Sulla destra abbiamo Mateju che teniamo e due invece esterni destri che andiamo a mettere entrambi sul mercato, sia Smith che però già c'era sul mercato, quindi rimuoviamo e rimettiamo sul mercato, e Wilding che andiamo ad aggiungere sul mercato perché nella primavera abbiamo un giovane da mettere sulla destra. Bostic a 34 anni sta scendendo, sta calando terribilmente, lo mettiamo sul mercato. Roberts sulla sinistra rimane. A centrocampo abbiamo Reeves, Reed, Smith e Tinubu. Allora io direi di vendere Tinubu, lo andiamo a mettere sul mercato. Mi dispiace, ci abbiamo creduto tanto in Tinubu, ma non è il giocatore che ci può dare la crescita necessaria. E ci teniamo Smith, Reed e Reeves, con uno che andremo a prendere dalla primavera. In attacco abbiamo Norris, Reed, List, Reed e Rose. Fra i tre, fra i quattro, signori, direi uno di venderlo, sempre per un discorso di soldi, e direi di andare a vendere Rose. Ha 29 anni e lo mettiamo sul mercato, ci può fare tanti soldi. E così vediamo un attimino, perché il nostro obiettivo fondamentale, signori, sono gli osservatori. Dobbiamo lavorare sugli osservatori. Per quanto riguarda il vivaio, scherzavo, ho sbagliato tasto, signori. Per quanto riguarda il vivaio, noi abbiamo Andrew che rimane lì dov'è, Harris che rimane lì dov'è anche perché c'ha 15 anni, Barnett che lo promuoveremo appena vendiamo i due esterni destri, che ha 16 anni e andrà a prendere il suo posto, De Souza che secondo me lo possiamo anche prendere, portare in prima squadra e o mandare in prestito o vedere di vendere, e Hamalain che lo chiameremo Alto per ragioni di pronuncia, e Alto che sarà il nostro nuovo centrocampista. C'ha un buon overall per la classe in cui, serie in cui siamo, penso che vada più che bene, anche se non ne vuole sapere niente di crescere. Noi per ora non promuoviamo nessuno, signori, vediamo un attimino come si evolve il mercato. Per quanto riguarda l'hub mercato, vi faccio vedere i giocatori che ho messo che dovremmo andarci a portare in squadra, ovvero Novak, 19 anni, che stiamo aspettando di capire com'è per andare a sostituire il difensore che andiamo a vendere. Nego lo andiamo a prendere, ungherese, per la fascia destra perché non abbiamo un esterno destro, e Atem non ha senso perché a centrocampo siamo coperti. Rojas non ha nemmeno senso perché sulla sinistra siamo coperti. L'unico dubbio che c'è è questo Klein, questo Laszlo, ungherese di 28 anni, non sembra male, ma lui ce lo teniamo lì, vediamo un attimino cosa fare, anche perché se riusciamo a sostituire un osservatore, signori, per me sarebbe già tanta roba. Gli osservatori per ora sono fermi perché non abbiamo dobbiamo decidere se mandarli a casa oppure no. Abbiamo la prossima partita, ci sono un po' di giocatori che vogliono parlare. Abbiamo la prima partita in casa in coppa contro il Blackburn, ok. Arriva qualcosa di interessante? No, non è arrivato niente di interessante. 4 mail che saranno tutte quelle che non farmi pentire. Smith, veramente ti ho messo in vendita, però va bene, resta con i piedi per terra, anche perché ti ho rimesso in vendita, Smith. Quindi Wilding, mi sto guardando intorno. Rose, siamo d'accordo dunque, e Bostic sono d'accordo dunque, perfetto, ok. E Bostic, guarda, non è vero perché ti ho rimesso in vendita, e anche tu il morale ti calerà terribilmente, ma sei messo in vendita, quindi vedi di andartene e di portarmi i soldi. Abbiamo la FA Cup, signori, la FA Cup contro il Blackburn.
io direi di non perderci in chiacchiere, di non stravolgere la squadra e di andarci a giocare i momenti clou, signori. Andarci a giocare i momenti clou, sperando che arrivino delle offerte in questo periodo, così possiamo un attimino muovere la squadra, perché per ora abbiamo gli osservatori fermi completamente. La priorità è vendere quello che va in licenziare quello che va in Danimarca e prenderne uno un poco meglio e poi rimandarli nuovamente a giro. Effettivamente per ora non possiamo fare nulla, perché se non vendiamo e comunque sistemiamo la squadra, io rischio poi di spendere soldi per gli osservatori e mandarli in giro e poi essere messi molto male, molto molto male. Allora, questa è una partita di coppa, signori, l'FA Cup, l'Emirates FA Cup. Attenzione, Roberts parla per lui, attenzione, vediamo cosa si inventa. Roberts cambia completamente fascia. Roberts, mannaggia a te, guardalo, list. Ted, il movimento perfetto di Gallardo, limite dell'area, Gallardo. La passa a Roberts, l'azione è partita da lui ed è finita con lui. Roberts porta in vantaggio 1-0 lo Stevenage. Va bene così. Dai, contro il Blackburn Rovers. Pallone ancora nostro. Porca miseria. Contropiede terribile. Contropiede terribile dello Stevenage. List. Non lo so che cosa abbiamo fatto, ma abbiamo segnato il 2-0 al 21esimo. Non chiedetemi che azione era, ma va bene così. Al 25esimo, azione loro. Attenzione. Nel cerchio di centrocampo. Cinciscano. Atterralo! Non so cosa sia successo. Sono morti tre dei miei giocatori, però va bene. Va bene così. 29esimo. Azione ancora loro. Palla sul cerchio di centrocampo in direzione della nostra metà campo. Buono lo stop. Pallone giocato dietro. Cercano di farci uscire gingillando, ma grande l'intervento di Reed. 41esimo, attenzione, contropiede, uno contro uno, cerca il centrocampo superato da parte del Blackburn. Attenzione, però bravissimo Van Kooten e poi Gallardo sistemano la situazione. Secondo tempo, 55esimo, azione sulla destra, del lato d'attacco. Mamma mia, attenzione, Chapman, dai così, attenzione ancora, uno contro uno nella nostra metà campo, azione per il Blackburn, Clark, l'ultimo spauracchio, Clark temporeggia nella testa dell'arrivo dei compagni, non riesce a fermare l'azione. Schmidt all'80esimo. Lo Stevenage in attacco. Smith. Vediamo che si inventa. Smith si inventa una cacata terribile. Non è vero, abbiamo perso la palla. Ce l'avevamo noi. Dai, 88esimo. Sempre 2-0 per lo Stevenage. Attenzione, 2-0 per lo Stevenage. Attenzione, pallone loro. Grandissimo l'intervento di Clark. Lo Stevenage. Almeno fischia. 2-0, turno superato. 2-0 e turno superato. Tanta roba. Andiamo avanti in FA Cup. Andiamo avanti in FA Cup. Siamo contenti di questo. L'FA Cup è importante, ci dà visibilità e soprattutto dovrebbe darci dei soldi. Arrivato a un certo punto, in determinati momenti, in determinati turni, dovrebbe anche darci dei soldini. Cosa che però vediamo se ci ha dato qualcosa. Mi sa di no. Vediamoci una mail. Noi stiamo seguendo i piani. Sanno solo lamentarsi nella dirigenza. La dirigenza sa solamente lamentarsi. Ok, andiamo avanti nel calendario, nella speranza che arrivi qualche offerta per i nostri giocatori. E invece non sta arrivando assolutamente niente. Porca miseria. Partita spostata. Ah no, offerta per il trasferimento. E premio torneo. Ok. Wilding, James Wilding, mi offrono 810, il nostro esterno destro che è sul mercato. Wilding, mi offrono 810, lui vale 675. Allora, stiamo calmi, andiamo a trattare. Riuscissimo a strappargli un 860? 860 sarebbe tanta roba. Allora, ok, 800, rinegozio offerta per il cartellino. Te ne chiedo
900. Ne possiamo parlare? Ne possiamo parlare alla grande, signori. 900 è tantissima roba. Tantissima roba. Speriamo l'affare non salti. Speriamo l'affare non salti. Sarebbe tantissima roba. 25 anni, non mi interessa. James Wilding. Va bene, va bene. Partita spostata, partita spostata. Premio torneo. Oh, è arrivato qualcosa. Mercato per la prossima stagione. Ah, beh, qualcosina è arrivato. È importante. Dalle piccole cose si ottengono i buoni risultati. Prossima partita di campionato. 4 messaggi in chat. Resoconto. Ok, ora andiamo a vedere un attimino se resoconto, signori. Cerchiamo un attimino. Rose vuole giocare. Rose, te devi cercare un'altra squadra. Rose, forse non ci siamo capiti. Rose, te devi cercare un'altra squadra. Forse c'è questo piccolo passaggio che ti manca. Allora, noi però intanto gli osservatori mandiamoli. Gli osservatori mandiamoli. Osservatori mandiamoli. Fa seguire il giocatore. Magari li teniamo sempre qui vicino. Che vi debbo di Inghilterra, Danimarca già c'è quello. In Norvegia. Mandiamolo 3 mesi in Norvegia a lui. 3 mesi alla ricerca di qualsiasi giocatore. E lui invece fa seguire i giocatori. Lo mandiamo in Svezia. 96, Russia. In Russia 96, rischiamo 3 mesi in Russia. Siamo giocati un'altra botta di mercato sicuro. Un'altra botta di soldi. Mi confermi? Infatti siamo scesi drasticamente. No, niente di tutto questo. Andiamoci a leggere 2 messaggi di posta che sono gli osservatori che sono partiti. Perfetto. E andiamo alla prossima partita, signori. Andiamo alla prossima partita contro il Grisby. Contro il Grisby. Rose voleva giocare. Non ci dimentichiamo di Rose che vuole giocare. Lo mandiamo in campo al posto di... No, al posto di Lista, no, al posto di Norris gioca Rose, così è contento. Al posto di Roberts gioca Raid, va bene. E basta. E basta, va bene così. Andiamoci a giocare i momenti clou, signori. Forse il mercato si sta muovendo, forse qualcosina interessante sta succedendo, perché già riuscissimo a sostituire quell'osservatore da 1 stella con un osservatore da 3 stelle. Già non voglio spendere soldoni, però potrebbe essere qualcosa di interessante. Avere un osservatore buono potrebbe essere tanta roba. Anche mandarlo in Inghilterra stesso, non dico di doverlo mandare per forza dall'altra parte del mondo. Riuscissimo a mandarlo in Inghilterra stesso a trovare qualche giocatore buono, non sarebbe male come cosa. Attenzione, subito contropiede nostro. Rose da solo nella metà campo avversaria. Vediamo che si inventa. Rose rallenta. Tappo. Lo sapevo che lo dovevo passare. Ho voluto tirare lo stesso e ho sbagliato pesantemente. Azione loro, cerchio di centrocampo. La sbagliano completamente. Ripartiamo noi. No, ripartono loro. Scherzavo. Grisby, attenzione. Al 41esimo, ancora azione sulla loro destra. Sulla loro fascia di destra. Si spostano al centrocampo. Sbagliamo il movimento. Sbagliamo la scivolata. Attenzione, sbagliamo la doppia scivolata. Riusciamo a fare qualcosa di interessante? No, ci facciamo guardare il pallone davanti. Ma porca di una miseria, ubriaca. Dai, recupera, che l'hanno perso sto pallone. Dai, che l'avevano perso. Oh, l'hai perso o non l'hai perso? Non l'hai perso. Ora l'hai perso? Sì, ora l'hanno perso. Abbiamo un'azione nostra? No, è ancora azione loro. Siamo già al 52esimo del secondo tempo. 52esimo del secondo tempo, azione loro. Metà campo nostra, tornano al centrocampo. Cinciscano che vogliono farci uscire, signori. Cinciscano e vogliono farci uscire. E noi invece li facciamo male. Calcio d'angolo per noi. Non siamo andati a vedere i valori dei giocatori che avevamo messo nel... Nella ricerca giocatori. Quelli svincolati. Viene qualcuno a prendersi il pallone? Sì. Ok, occhio a Gallardo. Che... Gallardo? Tiro rimpallato. Signori, siamo ancora 0-0 e siamo al 62esimo. Rose, ci mette 3 anni per stoppare sto pallone. Rose, mannaggia a te. Rose, dai, ho perso il pallone, ce l'avevo lì. List, cerchio di centrocampo, contropiede. List,
cerca il movimento, riesce a reggere, riesce a reggere l'urto, però poi perde il pallone. Ancora azione nostra sulla fascia della, sulla nostra fascia destra. Reeves riceve il pallone, vediamo se riuscirà, riesce a stopparlo bene. Attenzione, accelera, 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 cerca il compagno. E dai, però che cazzarola, ma come si fa a sbagliare queste cose? 89esimo, segniamo ora o non segniamo più, signori? Rose 2 contro 1, 2 contro 1, Rose, 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 Rose. Riesce a far fuori tutti, Rose, Rose, la piazza! Dai, così all'89esimo lo Stevenage, Rose, l'uomo del destino, voleva giocare sta partita che si sentiva carico e la sistema lui. 1-0, 3 punti importantissimi portati a casa. Una vittoria conquistata col cuore, sì. Ma veramente, però, con tanti errori inutili. Però Danny Rose, che tra l'altro è sul mercato, e anche se ha segnato, non si guadagna la riconferma. Deve portarci una squadra, Rose. Rose deve portarci una squadra. Così si leva lui dalle scatole e abbiamo meno pensieri. Allora, c'è un messaggio di posta. Offerta per il trasferimento per West. Ok. Offerta per il trasferimento per West, che è il nostro difensore centrale. Ok, lui ne vale 220, me ne offrono 290. Ok, andiamo a trattare. Vediamo se riusciamo a strappare un 350, 380. No, affare fatto? No, per niente. 290, 380. 380? È riuscito a sparare pure 400. C'ha 20 anni. Dai, così, 380, va bene, signori. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Sono agitato perché sono contento che il Jack Smith, ringrazio per il minutaggio che mi stava. Ah, apprezzo il tuo impegno, zio, non ti preoccupare. Dai, va bene così. Bravo Smith. E Rose è contento perché ha segnato per il sezionatore. Per me devi portare una squadra. Però Rose mio, hai fatto questo gol importante, a maggior ragione me devi da portare una squadra. Andiamo avanti verso la terza partita della giornata. Arriva qualche notizia interessante contro il Gilcamp. Sì, notizia importantissima. Abbiamo venduto West, se non sbaglio. Sei te West, non lo so. Qualcuno l'abbiamo venduto. Ah no, Wilding, ok. A Half Time, 900. Ok, valutazione prezzo? Sì, addirittura. Buon prezzo. Quanto gli avremmo dato? 250 in più, addirittura. Ma va. E anche West, li abbiamo venduti tutti e due. Ottimo, in un colpo solo. Doppia vendita. Bello così. Valutazione prezzo A. Dai così. Va bene signori, va bene. Ottimo, ottime informazioni. West è venduto e Wilding è venduto. Ok. Ora, facciamo un attimino il mente locale perché sono confusissimo. Sono completamente confuso. Allora, Rosa. Ab Rosa. Dovremmo aver venduto un esterno destro, perfetto, e un difensore centrale. Ok, un esterno destro e un difensore centrale. Quindi per ora niente di particolare. Prima cosa da fare, andare a chiamare l'osservatore. Già ci dovremmo avere, no, non ce l'abbiamo dentro l'osservatore, perché giustamente mi sta ancora cercando giocatori inutili in Danimarca. Richiamo osservatore. E quindi il primo l'abbiamo fatto. Il secondo, io direi di andare a vedere questi di qua che avevamo messo nella lista. Allora, abbiamo Novak che è un 73 di 19 anni. E questo, signori, mi va più subito. 4 milioni e 2 vale. Ha un budget di clausola rescissoria. No, Novak cambia, ha preso, è passata al girone. Ma perché ci muoviamo così tardi? 4 milioni e 2 valeva. Era un 73. E vabbè, è Novak, ce lo siamo persi, signori. Però Nego ce lo possiamo andare a prendere. 32 anni, meglio di niente, signori. Questo prende un 11 di stipendio. 1,11 di stipendio. E va bene, contatta per acquisto.
Ma porca miseria, Novak era tanta roba, Novak era tantissima roba. Allora, turnover? Non ci siamo. Cruciale, addirittura. Va bene, accettante, è l'unico esterno destro che abbiamo, quindi va bene, cruciale. Un anno di contratto? No. Andiamo due così, perché se gli dico tre lui non gli sta bene, quindi andiamo a prendere tre. Ignoriamo la clausola rescissoria. Stipendio. Non mi dice niente. Lui ne prende 15. Io te ne offro 12. Più un budget alla firma di 10.000. Dimmi che ti sta bene, ti prego. Mi sembra un'offerta equa. Va bene, ok. La presentazione sembra quella buona, quindi saluto a tutti. Il giorno dell'ho acquistato, nego a zero. Va bene, signori. È importante perché comunque valutazione prezzo, vabbè, certo, è una perché l'abbiamo presa a zero, mi sembra normale, ottimo affare. Esterno destro, esterno sinistro, esterno destro, difensore destro, un 72 che non è male, che non è male, signori. Royas direi di no. Questi direi nemmeno di no, anche perché a centrocampo ancora non abbiamo liberato nessun tassello, quindi non abbiamo che cosa andare a fare. Abrosa, che non c'entra niente. Abrosa principale, ne sbaglio sempre, porca miseria. Gestione squadra. Oh, signor, niente, c'ho le dita che sto completamente rincoglionite. Allora, mi vai su gestione squadra, grazie, ti ringrazio tantissimo. Sulla destra finalmente possiamo andare a mettere Nego. Oh, perfetto. A centrocampo abbiamo qualche centrocampista più forte. No, 62-62, Rives va a finire in panchina. Tu vai di qua. Rives è andato a finire in panchina. Tinubu, Bostic. Così, 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 e posto di Bostic ci portiamo Reeves. Perfetto, questi sono i nostri 11, signori. Sulla destra, Nego, all'esordio, subito. Sì, mantieni così. Mantieni così. Riuscissimo a piazzare qualche altro giocatore. E ancora, quello è il come si chiama? Il nostro osservatore. Non abbiamo sostituito il nostro osservatore. Andiamoci a giocare la partita a momenti clou. Non l'abbiamo fatto perché comunque dobbiamo un attimino capire quanti soldi effettivamente ci restano, signori. A parte che lui ancora non è tornato, però secondo me qualcosa ci possiamo sparare adesso. Sì, qualcosa di accettabile ci possiamo sparare come osservatore. Però Pochi attimi concentrati, ancora signori. prima di dare Abbiamo la il via a nostra questo prossima match. partita di Si annuncia la campionato. sfida a distanza anche sulle tribune. Dai così. Pierluigi Pardo pronto a raccontare le emozioni Azione con nostra contro il Gilgam. Stemmi del Ginzolo d'Italia, List, vediamo se azzecca il movimento. List, azzecca perfettamente il Pomazzari movimento. Accelerazione, disturbato. 2 contro nessuno, signori. 2 contro Non è nessuno, finita. 2 contro nessuno. E la mette E alla grande Norris la adesso sblocca lui al subito. quarto su assist di List. Gol di merda, ma va bene così. Ci va bene così, signori. A noi interessano i 3 punti. Punizione al nono per il Gilkamp. Dal limite dell'area di rigore sul loro lato destro, sul nostro sinistro. Vediamo che cosa si inventano. Parte la Testa alta con il punizione, cross. però viene spazzata Intervento via di così testa. così, palla ancora pericolosa. Non ci riesce del tutto. Non ci riesce E del qua la tutto. Il punizione Gincam può al limite calciare. dell'aria. Il Gincam al limite Pallone dell'aria. respinto. Ci resta dopo. Gallardo. Ciapomano. Va bene così. Ancora azione loro al 39esimo. Al 39esimo. Partono loro dalla loro metà campo. Il Primo tempo non si pallone avvia alla conclusione con gli ottimi di cinciscano, vantaggio. cinciscano. Parte la Qui situazione stanno del facendo veramente cinciscamento. E una non li buona sfondiamo con prestazione. E Roberts, per quanto grandissimo attacca il Roberts. La palla Torrentieri, rimane manca libero. ancora La palla un'eternità alla rimane libera. finale. Dobbiamo C'è una levargliela. E disputa da gliel'abbiamo levata giocare. in maniera Commetterebbe un grosso vigorosa. errore se si Vigorosa. Ancora noi al 44esimo. Stevenage in attacco. 1-0 per noi. Norris ha il pallone nella loro metà campo. Cioè, vede il movimento di Può palla List filtrata. che al Eccolo Reyes con limite. due reti di margine. Sponda tutto, 2-0 doppietta per List, che poi fa una cosa assurda, va bene, esultanza inutile, però va bene. Attenzione, secondo tempo, 52esimo, Gilkamp
nel nostro cerchio di centrocampo. Pallone giocato indietro. Dai, così, pallone già subito recuperato. Va bene, va bene, va bene. 57esimo, azione per noi. 2-0. Norris lasciato da solo nel cerchio di centrocampo, si invola in contropiede. Norris vuole anche lui, vuole un gol per non regalare la tripletta, invece la regala la tripletta a List. Regala la tripletta a List, signori. Va bene così. Dobbiamo anche vedere un attimino la classifica cannonieri, perché questo Stevenage è infermabile praticamente, è una cosa impressionante. Parte nuovamente in attacco al 50, al 77esimo. Rid. Ma quello nuovo dov'è? Scusatemi. Smith, Mateju. Ma quello nuovo dove sta? Sta tutto dall'altro lato. Dov'è Nego? Mi date Nego? A Nego. Finale di gara. Finita, signore. 3-0. 3 punti portati a casa. Terzo. Terza vittoria su 3. Montella saluta l'allenatore avversario come ogni volta a fine partita. E noi ce ne torniamo belli, tranquilli a casa con 3 punti. Va bene, signore. 3 partite: 2 di campionato, 1 di coppa. Abbiamo passato il turno in FA Cup e siamo portati a casa 2 vittorie. Quindi 6 punti in campionato. Ora vediamo un attimino la classifica. Andiamo un pochino avanti. Andiamo avanti perché dobbiamo sostituire il nostro osservatore. C'è un messaggio di chat. Chi è che parla? Messaggio di chat. So che l'agente Roberts. Grazie per la tua disponibilità, zio. Non ti preoccupare, sei un esterno sinistro. Giochi a sinistra. Non so quali siano i tuoi problemi di mentalità, però va bene. Vediamo subito la classifica. Perché mi dà sempre la classifica sì, perché la prossima partita è contro il Crystal Palace. E questa è tanta roba, se ne iniziano a farsi partite importanti contro il Crystal Palace nell'Emirates, nella FA Cup. In campionato siamo primi a 9 punti di vantaggio su Swindon. Il quarto posto è a 11 punti. Ci stiamo allontanando in maniera interessante. Avanziamo, arriviamo al limite della partita. Dovrebbe essere tornato l'osservatore, se non sbaglio. Ok, Rogers è tornato, e quindi andiamo a sostituirlo, no? Sì, perché vabbè, avanziamo alla partita con lo Steve, col Crystal Palace, signori. Vediamo se dovesse per caso arrivare qualche nuova offerta. No, non è arrivato assolutamente niente. Quindi ci fermiamo qui a ridosso della partita con lo Stevenage. Andiamo a comprare, ad assumere il nuovo osservatore. Licenza osservatore 10.000, va bene, ok. E andiamo a assumere un nuovo osservatore. Abbiamo 900.000, signori. No, non mi sta bene prenderne uno da così, no. 2 stelle e 3, no, anche perché serve giudizio, serve con più giudizio tra giocatori di qualità superiore. Però 1.400.000 non ci arriviamo. Però questo sono 4 stelle e 3 stelle. A me andava bene anche un 3 stelle e 3 stelle, dico. Non per forza dovevamo essere così sparati. No, aspettiamo. Aspettiamo. Anche perché questi che c'ho già non mi trovano niente a loro. Quindi che cazzo di che stiamo a parlare. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.